Arturo Martini, nell'estate del 1935, esegue il centometrista, l'uomo che corre i 100 metri. Che cosa c'entra il centometrista con i morti di Bligny? Ce lo dice lo stesso Martini, quando racconta cosa fece quando gli toccò di pensare un'opera sulla questione posta da Mussolini nel suo discorso. I 6.000 caduti di Bligny rassalirebbero sotto la terra che li ricopre. Le risorse della scultura, scrive Martini, sono il solito equilibrio che ha ogni arte, una nota chiara e una scura, un debole e un forte, i concavi e i convessi. E poi faccio il centometrista, lo volto ed escono i morti di Bligny.